benvenuti e ben ritrovati. Allora, il video di oggi è dedicato allo shopping che ho fatto in Francia. Vi dico solo una cosa, mettetevi comode e comodi perché verrà un po' lunghetto perché ho preso veramente un bel po' di cose. Per cui, insomma, non mi perdo in chiacchiere, vi faccio vedere subito le cosine che ho comprato. Allora, in una parafarmacia, una delle tante parafarmacie che sono veramente, come dire, un'oasi di felicità in Francia, perché comunque anche i prezzi sono più bassi rispetto all'Italia, ho comprato due cosine. Premetto che ho preso parecchie cose in generale, però veramente poche rispetto a quello che sono stata capace di fare l'anno scorso, dove praticamente tutto quello che ho comprato l'ho dovuto mettere negli scatoloni perché ho veramente esagerato. Stavolta mi sono mantenuta perché veramente ho tanti prodotti da smaltire, è veramente un peccato acquistare cose, lasciarle lì, insomma, comunque stringiamo. Allora, in questa parafarmacia non ho resistito ad acquistare questa confezione di Caudalie. Voi sapete che io amo alla follia questo marchio, dove all'interno troviamo un 50 ml di un'acqua profumata, e nello specifico questo è il tè de vigne, che mi piace da morire. Sono diverse fragranze di questa linea qui, di queste acque profumate. Questo è un 50 ml, poi all'interno c'è un gel doccia e anche una crema gourmand per le mani e per le unghie. Ecco qui, vi faccio rivedere la confezione. Come voi sapete, i prodotti di Caudalie sono comunque dei prodotti che hanno come componente principale il succo d'uva, sanno di uva e sono buonissimi, mi piacciono un sacco, e questa confezione qui l'ho pagata soltanto 19,90 euro, e quindi perché non prenderla? Poi anche la scatola, vedete, è molto molto carina, e quindi primo acquisto. Poi sono andata in fissa ultimamente con i prodotti per bambini, con queste profumazioni super delicate di acqua di colonia, acqua per il corpo, e in realtà queste confezioni erano due, nel senso ne ho acquistate due perché ne prendevo due e ne pagavo una, 7,99 euro, e questa, vedete, io adoro anche questo marchio Mustela, ho utilizzato per tanto tempo anche il latte detergente per struccarmi, ve lo consiglio, è ottimo. E questa è lo per la toilette, quindi è un'acqua rinfrescante che si può spruzzare in tutto il corpo e ha un profumo. Poi vediamo cosa ho preso nei vari supermercati, Leclerc, Intermarché, adesso vi faccio vedere. Allora, ho preso, stavolta non mi sono fatta fregare, due mega boccettoni da 400 ml l'una, di questa acqua termale che si chiama Aix, non so se si pronunci proprio così, poi chiederò a mia cognata. E io l'ho acquistata qualche anno fa, mi è durata tantissimo ed è ottima, è un'acqua termale come tante altre, e quindi perché non acquistarla, visto che questa io l'ho pagata poco meno di 3 euro, quindi 400 ml potete immaginarvi, è ottima. Poi ho preso, allora, l'anno scorso di questa linea presi il bagnoschiuma, che aveva questa profumazione di fiori di cotone spettacolare, e allora questa volta ho voluto acquistare il latte corpo senza alcol, senza coloranti e senza parabeni ai fiori di cotone, di questa linea qui che si chiama Cadum, che lì in Francia diciamo è molto conosciuta, e tra l'altro fa tutta una serie di prodotti, dai deodoranti che ho acquistato l'anno scorso, ed ha una profumazione fantastica. Anche qui stiamo su prodottini intorno ai 3 euro, non di più, buonissima, e sono 400 ml di prodotto. Poi ho preso questo latte corpo. Allora, l'ultima volta che sono stata ho preso di questa linea una crema per il viso fantastica e degli shampoo alla ciliegia. Stavolta ho voluto provare un latte per il corpo, il marchio si chiama Bio Naya, credo che si pronunci così, e questo è un latte corpo all'estratto di olio di noce di albicocca e burro di karité bio. Guardate com'è carina la confezione, sono 250 ml di prodotto, anche questo pagato intorno ai 2,50 euro, ha una profumazione buonissima,
E l'ho acquistata per l'estate perché sa proprio di frutti, di frutta fresca, e quindi secondo me è perfetta per l'estate. Poi voi direte: qui non li trovi in Italia? Sì, in Italia ci sono, ma dove vivo io e in provincia questi prodotti non li trovo. Ho preso questi due prodotti di Lovea. Allora, il primo è questo che ha cambiato il packaging, ed è la pasta d'argilla verde. 99% di componenti di origine naturale, ed è una pasta d'argilla multiuso perché può essere utilizzata viso, capelli e corpo. Sono 360 grammi di prodotto. Questa non mi ricordo esattamente quanto l'ho pagata. Ne avevo acquistate precedentemente due tuboni che io ho strautilizzato. Mi sono trovata benissimo perché poi comunque è anche molto delicata. E poi a poco più di 5 euro ho acquistato questo boccione da 750 ml, sempre di Lovea, di latte per il corpo tonificante alla papaya. Cioè, guardate che cos'è. Anche questa l'ho presa per l'estate perché ha una profumazione buonissima, super fresca. Vi leggo qui: latte per corpo tonificante all'estratto di papaya. Quindi estratto di papaya che idrata, tonifica e rigenera la pelle. È composto per il 95% da ingredienti di origini naturali ed ha una consistenza fluida e leggera che si assorbe molto facilmente. E quindi non potevo non prenderla, poi con questo boccione non so quanto ci faccio. Poi ho trovato, io non so se in Italia c'è già, c'erano anche tantissime altre profumazioni, però io non ho potuto fare a meno di acquistare questo, ed è lo shampoo ultra dolce Garnier, addrizzate le orecchie, all'olio di Monoi e Neroli. Cioè, io questo ho girato da quando sono tornata diversi centri commerciali qui a Pordenone, ma io questo non l'ho trovato. Fatemi sapere voi se lo avete trovato a 1,99 euro, se non sbaglio, e non potevo non prenderlo, ragazze. Cioè, il profumo è spettacolare, non so neanche se lo utilizzerò a breve termine perché non vorrei che, non lo so, dirò a mio fratello che quando viene a maggio di portarmene altre due confezioni. Che dire, tra l'altro è molto estivo perché adesso io qua, Chauveau Exposé Soleil, Mare e Piscine, credo che sia per capelli esposti a sole, mare e piscina. Quindi se lo trovate prendetelo, cioè io li adoro, voi sapete i Garnier, non potevo non prendere questo. Poi ho preso due, scusate, ce li ho qui davanti, due di questi bagnoschiuma che avevo già acquistato, con cui mi sono trovata bene, della linea Tahiti. Uno è, neanche a dirlo, al Monoi, e l'altro è alla macadamia e mandorla. Sono delle confezioncine da 250 ml che costano intorno ai 2 euro. La cosa che è spettacolare è la profumazione. Cioè, è una cosa meravigliosa, profumano in una maniera incredibile e tutte le volte che vado non faccio altro che comprarne. Ne ho presi due perché Manu comunque stava lì a dirmi: amore, guarda che siamo pieni, siamo carichi, e non potevo non prendere questi due, sono troppo buoni. Poi, sempre lì in ipermercato, questa è tutta roba che ho preso all'Eclerc perché è il più grande, c'ha un sacco di cose dentro. Ho preso una crema antirughe al melograno della stessa marca della crema corpo all'albicocca della Bionaia. Questa crema, scusatemi, questa crema qui è una crema antirughe, è un prodotto EcoCert, un prodotto EcoBio, e vediamo se c'è qualche descrizione in italiano, ma non credo. Comunque ha una composizione spettacolare questa crema, è piena di ingredienti antiossidanti, insomma, a partire appunto dal melograno, che tutti sanno ha un potere veramente altamente antiossidante e quindi antirughe. Questa pagata intorno ai 6-7 euro. Poi di questa linea qui, che esiste anche in Italia, ma della quale ho visto solo bagnoschiuma, ho preso le Petite Marseillaise, credo che si legga così, all'olio essenziale. Al karité, ed è un deodorante. Allora, io non amo tantissimo i deodoranti spray, però questo ha un profumo. Io l'ho sentito indosso a mia cognata, ho detto: ma che profumo hai? Mi ha detto: no, guarda, non è un profumo, è un deodorante al karité di questa linea qui, e quindi l'ho dovuto prendere. Sempre pagato intorno ai 2 euro anche questo. Sempre lì all'Leclerc ho preso una cosa strepitosa, ce n'erano tantissimi, però
al solito il mio amore per questa profumazione ha avuto il sopravvento, della linea naturale Florescence, è un olio 100% naturale di cocco e monoi per viso, corpo e capelli. Guardate, a parte la confezioncina, è in questa boccettina di vetro, così essenziale, e all'interno appunto abbiamo questo olio che ovviamente fa freddo e quindi è solidificato con un profumo di cocco di monoi bellissimo. Ne ho tanti, però non potevo non prenderlo, e questo mi pare che sia costato intorno ai 9 euro, sono 100 ml di prodotto, però come sapete gli oli, insomma, non vanno usati come il bagnoschiuma, quindi dura veramente tanto. Poi sono stata, poi ho preso un'altra cosina molto carina, sempre lì da Leclerc, ho preso questo profumo per capelli alla fragola e ciliegie antinodi. Quindi è uno spray che profuma i capelli ma aiuta anche nella spazzolatura del capello, perché è un districante per i nodi. Io l'ho preso esclusivamente appunto per profumare i capelli ed è una linea dedicata appunto ai bambini, quindi è molto delicata, non contiene alcol, ipoallergenico e così via, con questo profumo meraviglioso di fragola e di ciliegia, pagato tipo 1,90 euro e sono 200 ml di prodotto. A Bordeaux, cosa ho acquistato a Bordeaux? Allora, siamo stati in un negozietto che si chiama Durance e mia cognata mi diceva che esiste solo in Francia ed è un negozio che propone prodotti naturali che riguardano l'igiene della persona e l'igiene della casa, quindi profumatori per ambienti, candele, creme corpo, profumi, chi più ne ha più ne metta. Io ovviamente, per rimanere in tema, sono veramente monotona, ho acquistato un profumo d'ambiente, Parfum d'Ambiance Home Parfumé Flower di Monoi, quindi fiori di Monoi. Questo qui è una boccettina da, credo questo sia un 100 ml, l'ho pagato mi pare 9,90 euro. Questo serve per profumare le tende, per spruzzarlo sui divani, sui cuscini, sul letto quando lo avete bello sistemato, ed è buonissimo e quindi lo voglio provare. Vabbè, l'ho provato lì in negozio, ho sentito la profumazione che è fantastica e quindi non potevo farne a meno, l'ho dovuta prendere. Poi sono stata da L'Occitane e quindi da L'Occitane ho preso un profumo che io volevo da tempo e l'ho pagato col 15% di sconto, quindi invece di 45 euro mi pare l'ho pagato intorno ai 38 euro. Ho preso il profumo alla rosa, Rose et Reims, questo qui esattamente, credo che sia in assoluto il profumo alla rosa più buono che io abbia mai sentito, ovviamente non il più buono in assoluto perché è in base a un mio gusto personale. È una confezione da 75 ml, guardate la boccettina, è veramente bellissima, come potete vedere, super stilosa, e il profumo è rosa pura. E ovviamente la rosa deve piacere, non è una profumazione che piace a tutti, e lo desideravo, lo volevo, ho approfittato insomma dello sconticino e l'ho preso perché è una profumazione veramente super persistente che mi piace moltissimo. Poi sono stata da Sephora e da Sephora ho finalmente trovato, perché qua a Pordenone, Venezia, non so, piuttosto che Trieste, io ho sempre trovato l'olio di questa linea ma mai il profumo, e ho preso appunto questo, il profumino di Benefit, il Batina o Batina, adesso non so come si pronunci. Guardate, a parte la confezione che è strepitosa, vi faccio vedere la boccettina che è veramente una cosa super lusso. Guardate che meraviglia, bellissima. Tra l'altro era in offerta, l'ho pagata 33 euro se non sbaglio. È fantastica. E poi la profumazione, bellissima, perché io ho anche l'olietto, sa di fiori. È un profumo super fiorito ma semplicemente delicatissimo. Ovviamente se siete di quelle persone a cui piace un profumo che lasci la scia, che si senta a un chilometro di distanza, insomma non è il profumo che fa per voi. Se invece preferite delle profumazioni super delicate, super leggere, questo è perfetto. Poi sono stata alla Galleria Lafayette,
anche lì mi sono dovuta trattenere, insomma, alla fine cercavo un fondotinta di Bourjois di cui adesso non mi ricordo il nome, ma non l'ho trovato da nessuna parte. Tutti proponevano questo fondotinta qui e quindi l'ho voluto prendere e provarlo. Tra l'altro lì l'ho utilizzato ed è un prodotto fantastico. E questo è uno, si chiama appunto 123 Perfect ed è un correttore pigmentato, molto pigmentato, zero imperfezioni. Sto cercando di tradurre, perché ha tre funzioni: ha dei pigmenti gialli che servono appunto contro anche le occhiaie, il grigiore delle occhiaie. Ha un pigmento viola, credo che serva per mascherare i rossori e così via, ed ha un pigmento verde antirughe, che serve appunto a minimizzare i segni d'espressione. Scusate, guardo fuori perché c'è il postino, io ho tutto aperto qui, magari mi vede e pensa che sono pazza. E quindi io ho preso il numero 54 beige, è un prodotto veramente buonissimo, leviga la pelle, super naturale perché non fa quell'effetto mascherone, e mi è piaciuto veramente tanto. Mi pare che l'ho pagato tipo intorno ai 14-15 euro, e vi farò sapere ancora meglio, però comunque l'ho adorato quelle poche volte che l'ho utilizzato. E poi ho fatto una scoperta fantastica, me ne sono pentita di averne acquistati solo due, eventualmente li prenderò online gli altri colori. Ho preso due di questi rossetti liquidi ad effetto super opaco, che durano delle ore infinite, sono appunto molto simili alle long lasting liquid lipstick di Wycon, super matte, ultra pigmentati, durano veramente un'infinità di ore, ci potete mangiare, bere e rimangono lì, non seccano le labbra, sempre di Bourjois, non so se ve l'ho detto poco fa anche riguardo il fondotinta. E credo che il nome del prodotto sia il Fini Matte Matte Finish. Io ho preso il numero 05 Ole Flamingo, che è praticamente questo colore qui, che è un fragola. Vi faccio una swatchettina, eccolo, guardate com'è bello. L'unica cosa che non mi piace è l'odore, me lo sono messo sul naso, l'odore è veramente insopportabile, però dopo un po' che lo avete su, insomma, vi abituate. E poi ho preso il numero 06 Ping Pong, Pink Pong, e vi faccio vedere. Questo invece è un fucsia bello sparaflesciato, veramente super acceso, vedete? E mi sono pentita di non aver preso i nude, di non aver preso tante altre cose, però vabbè, insomma, mi sono dovuta anche un po' trattenere, perché altrimenti, insomma. Poi sono stata da Lush, e perché l'ultima volta che sono stata da Lush a Portogruaro, se non sbaglio, non c'era, invece lì a Bordeaux l'ho trovato. Ho preso il Salted Coconut, che è l'esfoliante per le mani, che non ho ancora provato, di cui tutti parlano benissimo, con questo odore. Guardate, scusate, si presenta così, tutto granuloso, e ovviamente con una profumazione di cocco fantastica. E è tutto scritto in francese, quindi non mi chiedete nulla perché non ci capisco niente. Comunque lo proverò. Questo è un esfoliante, si applica sulle mani, sulle cuticole, vi rende le mani belle, lisce, levigate. Ultimo acquistino che ho fatto da Kiko, ho preso altri due Unlimited Stilo, perché sapete perfettamente che io ultimamente sono andata in fissa. Ho preso il numero 011 e il numero 010. Adesso vi faccio uno swatch anche di questi. Come vi dicevo, io li sto adorando, mi piacciono veramente tanto. Questo è un bellissimo rosa acceso ed è leggermente sbrilluccicoso, glitterato, non so come dirvi, non è completamente opaco come gli altri che ho acquistato fino adesso. Vedete, è un bellissimo rosa, sembra un po' più chiaro, però dal vivo è un pochino più acceso. Questi costano 6,90 euro dappertutto, quindi. E poi ho preso questo, lo 011, che è un bellissimo viola.
lo avevo visto in Italia, non lo avevo preso e lì invece. Anche questo è leggermente satinato, non è completamente opaco, però come voi ben sapete, questi Unlimited Stilo di Kiko, una volta che voi li applicate sulle labbra, dopo 10 minuti diventano cemento e non si muovono più, potete mangiare, bere, insomma fare quello che vi pare, i rossetti rimangono lì. Allora, io penso di avervi mostrato tutto, sto vedendo adesso, sono circa 20 minuti di video, quindi veramente tanto, ma ve l'avevo anticipato perché i prodotti che ho preso sono davvero tanti. Spero insomma che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se vi ha incuriosito qualche prodotto, se avete voglia di vedere qualche recensione riguardo questi prodotti. Io ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di arrivare fino alla fine del video, vi mando come sempre tanti bacini, mua, 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 e ci rivediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao!